Tutti conoscono le avventure del dolcissimo orsetto Winnie the Pooh, ma spesso non si sa che dietro l'invenzione di questo tenero personaggio c'è una storia molto triste, frutto della penna di Alan Alexander Milne, che prima di dedicarsi alla scrittura combatté durante la Prima Guerra Mondiale, uscendone traumatizzato. Dopo essersi congedato dall'esercito, Milne si è sposato e ha avuto un figlio di nome Christopher Robin, che sarà la massima fonte di ispirazione per l'avventura dell'orsetto di pezza. Ogni personaggio della saga dei racconti di Winnie Pooh, infatti, deriva da un pupazzo del piccolo Christopher Robin. E Cochor Farm, la casa di campagna della famiglia Milne nell'East Sussex, è diventata a sua volta l'ambientazione delle storie dell'orsetto, che ottennero fama mondiale dopo la vendita dei loro diritti nel 1929 a Steven Schlesinger e nel 1961 a Walt Disney. La visibilità mediatica però non fu apprezzata, tantomeno fece bene al vero Christopher Robin, che all'età di 8 anni iniziò a subire bullismo a scuola e che crebbe maturando molto risentimento verso suo padre e le storie di Winnie Pooh. Per questa ragione, Christopher Robin, da adulto, ha visitato molto raramente il padre, soprattutto durante i suoi ultimi anni di vita, incurante anche del fallimento personale di Milne, che non voleva essere riconosciuto come un autore per bambini e che continuò a scrivere opere letterarie teatrali profondamente snobbate dalla critica.